Ciao ragazze, nuovo video outfit e vi faccio vedere l'outfit di oggi che è molto carino e si ispira un po' al segreto, la Peppa, non so se lo guardate, comunque mia mamma mi ha detto sei uguale alla Peppa del segreto, lei la chiama Peppa, vabbè. E una ragazza mi ha chiesto come abbino, di fare un video su come abbino le mie gonne lunghe, perché non sa abbinarle e appunto ti faccio vedere già adesso un abbinamento, poi farò magari un video un po' più carino in cui non è che voglio insegnare, però cerco di spiegarvi un pochino come le abbino di solito. Partendo dagli accessori, indosso questi orecchini a cerchio argento, che sono sempre i soliti che conoscete, che avete visto. Fa un caldo allucinante, oggi ci sono 35 gradi, sto morendo. Poi i capelli sono sciolti. Fatemi sapere cosa ne pensate a proposito del colore, visto che li ho un pochino scuriti. Se vi piacciono, poi appunto come maglia io le gonne lunghe appunto mi piace abbinarle con le cose semplici perché già di per sé sono abbastanza importanti addosso, quindi le abbino sempre con un look abbastanza semplice, le t-shirt semplici, ci metto sopra magari dei gilet per arricchire, impreziosire un po' l'outfit, però in questo caso l'ho fatto molto semplice anche perché fa molto caldo. Indosso questa magliettina che ho preso da Terranova e che ho pagato 5-6 euro con i saldi, quindi pochissimo. E la particolarità è che dietro ha questi bottoncini, fa comunque nascosta dalla gonna a vita alta, quindi non si vede tantissimo. Poi come gonna appunto ho questa qua che ho preso da Tank Fashion, ve l'ho fatta vedere nel precedente video haul. Mi piace tantissimo per il colore perché è di questo bellissimo bordeaux, abbastanza chiaro, e è molto bella, ha l'elastico in vita. È una taglia unica, quindi va bene un po' a tutte le taglie. E mi piace tanto anche per la lunghezza perché è giusta. Adesso vi faccio vedere. E questa qua la costava 15 euro, l'ho pagata 7 con i saldi. Comunque ci sono un po' dappertutto. È bello il tessuto, anche se è un po' difficile da lavare barra stirare. Però è molto carino perché questo è di viscosa, è sintetica, però è al tatto, addosso è molto, molto bella. E ecco, l'ho abbinata così. E ve lo faccio vedere da lontano. Si tira. Ok. Allora, come scarpe invece ho abbinato questi sandali che adesso vi mostro. Allora, sono questi qua, neri, guardate, e sono fatti in questo modo. Li avevo presi in quel negozio dove c'erano tutte le scarpe a 5-10 euro. Li avevo pagati 10 euro, sono una sorta di tronchetto sandalo. Hanno queste borchiette, mi piacevano in abbinamento con la gonna che rendeva un attimino la gonna un po' più strong. Comunque, ecco, sono fatti in questo modo e hanno appunto la parte qua sopra, tipo un tronchetto, che però poi si apre in fondo. Hanno la strisciolina, la fascetta qui. Questo qua è un morso di zanzara, non fateci caso. Abbiamo già iniziato con le zanzare. Hanno tutte queste borchiettine dorate che vengono riprese anche qua sopra. Coprono la caviglia, vedete, poi sono così aperte. Il tacco è un tacco, sì, vedete. Quelle lì comunque sono erbacce, né? Sembra un bellissimo giardino, ma sono delle erbacce. Il tacco sarà un tacco 10-11 cm. Sono molto comodi, mi piacciono tantissimo. Adesso vanno bene, però fa comunque abbastanza caldo, quindi sì, vanno bene ancora per qualche periodo, altrimenti poi in agosto, via zanzara. E ecco l'effetto è questo. Come borsa invece ho deciso di abbinare questa semplicissima, banalissima shopper nera, trapuntata, che ho preso da Terranova, ce l'ho anche nel bordeaux, proprio banale, molto pratica per il giorno, non è una borsa che mi piace particolarmente, ma ci sta dentro un sacco di roba. E niente, questo era l'outfit, ve lo faccio vedere forse da lontano se riesco. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!